Ritrovati a tutti voi da Alessandro Ranieri, dalla redazione di newsmarche.it in questa seconda edizione del nostro Web TG. Che iniziamo subito dando uno sguardo molto rapido e molto veloce ai principali titoli, quindi alle principali notizie dalle Marche. Maltempo, frana una collina a Pesaro, chiusa la statale Adriatica, nessun ferito. I vigili del fuoco al lavoro per rimuovere alberi e terriccio. Coldiretti, le Marche, la regione con il maggior indice di franosità. Nel pesarese sono 17.000 le frane censite. Incidente stradale, un giovane senegalese muore investito a Bologna. Una viabilità stile Indianapolis, la Confcommercio di Ancona scrive al commissario Corona contro il cambio di viabilità per la chiusura della Galleria Risorgimento. E ci sono tante novità anche in questa seconda edizione, allora iniziamo subito collegandoci con la nostra prima redazione di oggi, la redazione del capoluogo di Ancona, e quindi ci colleghiamo con Chiara Principi. Grazie per la linea. È dura la presa di posizione della Confcommercio Imprese per l'Italia di Ancona. Attraverso il suo direttore Massimiliano Polacco ha scritto una richiesta al commissario straordinario Corona, il ripristino del doppio senso in via 25 aprile fino a via Michelangelo, la sospensione per tutte le attività commerciali coinvolte, dei pagamenti IMU e TARES e il rimborso da parte del comune di Ancona del mancato guadagno nel periodo di chiusura della galleria. Nuovi orari per la nuova stagione di Presa Diretta, in onda dal lunedì al venerdì su Radio Conero. L'appuntamento con le interviste e gli approfondimenti per quanto riguarda le notizie della città di Ancona, quindi dalla politica all'economia alla cultura, va in onda tutti i giorni dalle 13.30 e in replica alle 22. È tutto a te. Cambiamo ora provincia, andiamo a nord, andiamo a Pesaro da Gabriele Grasso con le ultime novità. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Torna a franare il Monte Ardizio a causa delle abbondanti piogge della domenica. Di nuovo chiusa pertanto la strada statale in zona sottomonte. Sul posto sono tornati vigili urbani e polizia stradale a presidiare la viabilità. Un successo per l'iniziativa delle giornate del FAI anche nella provincia di Pesaro Urbino. Boom di visitatori nei luoghi della cultura di Pesaro, Fano, ma anche Cagli e Mercatello sul Metauro. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Ed ora, prima dell'ultimo collegamento, una notizia che arriva dalla provincia di Macerata, esattamente da Civitanova Marche, dove è stata fatta una denuncia. Puntava un raggio laser di colore verde al viso delle giocatrici della squadra di basket avversaria, di quella da lui sostenuta, per disturbarle durante una partita. È stato individuato dagli agenti del commissariato di polizia di Civitanova Marche. Questo fatto che vi raccontiamo è avvenuto ieri pomeriggio al palazzetto dello sport di Civitanova Alta, dove era in corso la partita di basket femminile categoria A3 FEBA Stabia. Il raggio laser proveniva da un gruppo di giovani campani, una decina, che sono stati identificati e controllati. Il puntatore laser si trovava nella tasca del giubbotto di un ragazzo di 21 anni residente a Castellammare di Stabia. Il giovane verrà segnalato alla Procura della Repubblica di Macerata perché quel tipo di comportamento è vietato dalla normativa sulle manifestazioni sportive ed è sanzionato con il DASPO, quindi il divieto di presentarsi nel campo da gioco. Ma ora passiamo la linea ad Alberto Olivieri in collegamento dalla redazione di Senigallia. Ben trovati. Due furti in abitazione a Passoripe e Casini di Ostra. In entrambi i casi gli ignoti malviventi si sono introdotti nelle abitazioni forzando una finestra senza arrecare danni particolarmente onerosi e senza trafugare oggetti di consistente valore economico. Un 22enne pregiudicato di Milano, ma domiciliato a Senigallia, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale presso la discoteca Mamma Mia Senigallia. A dorso nudo urlava a gran voce frasi minacciose e ingiuriose verso gli addetti alla sicurezza del locale. Poi si è avventato contro i carabinieri sopraggiunti poco dopo. Tutte le notizie e gli approfondimenti li potete trovare sul nostro sito radiovelluto.it. La linea torna ad Ancona. Molto bene, concludiamo il nostro TG con il meteo, quindi lanciamo subito la grafica dalla quale vediamo che domani avremo un cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità nel pomeriggio per nubi cumuliformi. Le precipitazioni dalla tarda mattinata, ci saranno rovesci o temporali sparsi, le temperature in lieve diminuzione nei minimi e stazionari nei massimi, i venti saranno moderati in nord occidentali con rinforzi in mare durante la mattinata. Infine il mare sarà molto mosso con moto ondoso in attività.
continuazione a partire dal pomeriggio. Ed eccoci ritornati in studio per i saluti finali. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Io vi do appuntamento puntuali per domani per la nostra prima edizione del TG alle ore 12. Buona giornata.